È domenica, sono le 14 e questi sono gli unici e soli acquisti fumettosi. Tutti possono sapere quello che io so, ma il mio cuore lo possiedo io solo. Benvenuti, buon 2 giugno a tutti quanti, buona festa sotto la pioggia, perché diluvia, almeno qui sta piovendo, fa caldo, ma diluvia, e quindi, capito, proprio l'umore, ma ci penso io a tirarvi su, venite su, venite su, siete troppi, pesate troppo. Mai frase più, mai frase fu più azzeccata, mai, io stamattina svegliata alle 7:30 di domenica. Se ancora vivo è solo perché il sistema giudiziario italiano mi avrebbe perseguitato per anni. E quindi dicevo, mai frase fu più autentica, vera, importante in questo periodo in cui tante mistificazioni, tante voci sono a parlare, ma la differenza la fa questo qua, il mio cuore. Se mi riesce, anzi mi impegnerò seriamente per far uscire martedì un video dove vi spiego questi primi 6 mesi del 2024 e vedrete che c'è da guardare, c'è da ascoltare con attenzione. Ma cominciamo immediatamente con il Diabolic inedito, hanno l'X3 e quindi 63 numero 6, la pedina, e c'è anche Nadia, eccola qua, molto bella sempre la copertina di Matteo Buffagni. Abbiamo sceneggiatura di Tito Faraci, disegni di Giordano, chine di Brandi, retini di Vasco, lettering di Bon. Andiamo a dare un'occhiata ai disegni molto molto classici di Diabolic. Questi sono proprio i disegni classici della storia di Diabolic, eccolo qua, un Diabolic classico classico classico, vero? Sì, molto. Eh sì, anche se poi ecco qui c'è anche qualche tavola un pochino più elaborata, più piena. No, molto classico. Sì, però è proprio il classico. Allora, guarda questa immagine, quanto è bella e quanto è classica di Diabolic questa immagine. Guardate questa. Un delle classico. Cose innovative, bisogna prendere i grandi Diabolic. E questa. Va bene. Questo era il Diabolic inedito. Dopodiché abbiamo il Classic Text numero 189, I Cavalieri della Morte, eccolo qua. Ma vi faccio vedere anche Smeraldi, il 190, eccolo qua. Eccolo qua, è bello perché Smeraldi c'ha il fondo giallo e questo che poteva essere verde Smeraldi invece c'è, vabbè. E qui abbiamo Bonelli Letteri, oh il grande Letteri, il compianto Letteri, l'immarcescibile Letteri, grande Letteri, questa era una citazione, l'irreprensibile Letteri, eccolo qua, bellissimo, adoro Letteri, guardatelo, è proprio lui, classico. Tiè, beccate le Letteri, molto molto bello, poi in questa veste colorata è veramente veramente splendida. Poi abbiamo, con un'altra splendida copertina del trio Piccioni di Vincenzo Tanzillo, abbiamo Le Ombre e la Luce, sto parlando del numero 55 di Samuel Stern, eccolo qua, Samuel Stern, eccolo qua, sceneggiatura di Gianmarco Fumasoli, disegni di Francesca Biscotti. Eccolo qua, tiè, guardate che bel biscottino proprio di prima tavola, eh? Come lo vedete? E come lo vedevo? Lo vedevo bene. Oh, andiamo a vedere qualche altra tavola in mezzo. Ecco qua. Ecco qua. E qualche tavola oscura qui sul finale. Poi non spoileriamo più. Ma vi faccio vedere anche la bellissima copertina del prossimo numero del 56. Sempre ad opera del mitico trio, eccola qua, le bestie trionfanti, attenzione, attenzione. ma poi andiamo a Pioggia di Sangue di Landog numero 453, guardate che splendore, andate a recuperare la puntata del salotto di 2 o 3 settimane fa, poi ve ne accorgete in copertina c'è scritto Raul Cestaro dove lui è entrato e ci ha fatto vedere
il bianco e nero di questa qui. Ci ha fatto vedere il bianco e nero, ci ha spiegato un po' di cose, quindi se volete un po' di dietro le quinte di questa copertina andate a recuperare la puntata del salotto, ma recuperate anche questa scorsa perché abbiamo parlato di fumetti da lettori per una volta. Pioggia di sangue, abbiamo soggetto e sceneggiatura di Barbara Baraldi e i disegni, ragazzi, e i disegni dell'unico e solo Corrado Roy. Eccolo qua. È sempre un piacere, è sempre uno splendido piacere. Indistinguibile. Guarda, guarda, guardate, guardate, no, distinguibile. Oh sì, vabbè. Guardate, cioè, come fai, cioè, guarda, proprio, ecco, ecco, proprio lui, classico dei classici. Grande, grande, grande. Oltre non vi faccio vedere, altrimenti spoiler ci colga, vi faccio vedere anche la copertina di Stangata agli Inferni, molto bella, che è quella del numero 454. Eccola qua. Molto, molto, molto bella. Poi abbiamo il Comandante Mark numero 206. 208. 208. 208 mi pare, mi pare, sì, 208. Guardate che splendida copertina. Il titolo è Il Comandante Mark, l'Imperatore dell'Atlantico. Mamma mia, ma che spettacolo è! What spettacolo! Poi vediamo, vi cerco un paio di tavole. Bella questa affollata da locanda, molto, molto bella. Vediamo se c'è qualche altra tavola che merita. Veramente meritano tutte. Ecco qua, bello, beh, grande SGS, sempre in grande spolvero, e alla fine c'è sempre un pezzettino di Alan Mistero. Eccolo qua. Ma poi abbiamo anche la copertina del 209, La Montagna Maledetta. La Montagna Maledetta. Oh, poi abbiamo Elementare Thompson. perché abbiamo il numero 3575 di Topolino. Eccola qua, eccola qua. Allora, intanto andiamo a vedere il topolibro. Io i topolibri li adoro, cioè io se fosse possibile farei il topolino settimanale così, pure se costasse 5 euro. Guardate che bello cartonato così. E ovviamente abbiamo tutte le storie di ispirate al mondo di Sherlock Holmes su Topolino. Ero curioso di vedere perché lo stile della copertina mi sembra lui, esatto, beh. Ragazzi, l'unico e solo, ragazzi, l'unico e solo Paolo Mottura. Paolo Mottura, ma guardate quanto è bella, ma che cos'è, ma che cos'è. Comunque ieri sono riuscito anche a recuperare privatamente, perché ormai è esaurita, la variante del Salone di Torino, mi deve arrivare, di Mottura, e grazie alla segnalazione di Mirko. Madonna, guardate che io la devo far rivedere, guardate che cos'è sta copertina, mannaggia la miseria. Vabbè, lo sapete, Mottura, io c'ho un debole, ma non da meno. Guardate che bello anche il disegno qua. Lo ritagliamo. Sì. Ma non è da meno la splendida copertina di Ivan Bigarella, eccola qua. E tra l'altro, un altro motivo per andare a recuperare la puntata del salotto di giovedì scorso, perché Ivan Bigarella ci ha fatto vedere tutte le copertine scartate, tutte le prove scartate prima di arrivare a questa qui. Quindi un dietro le quinte succoso, quindi andate a recuperare la puntata. Poi abbiamo, eccolo qua, un anniversario a tutto relax, solo con Topolino, la statuetta da collezione del papero più rilassato del mondo, dal 5 giugno, guardate. Fa venire quasi voglia di andare a sbracare sul divano. Che aria tira a Paperopoli, andatelo a leggere, Silvia Ziche. Poi abbiamo, questa, guardate, anche questa ci ha fatto vedere. E ci ha spiegato tutto, insomma, ragazzi, su, ma vale la pena, andate a recuperare la puntata del salotto. Poi abbiamo Cavezza la squadra, soggetto, sceneggiatura e disegni di Giuseppe Zironi. Ecco qua i disegni di Giuseppe Zironi, storia completamente sua.
storia totalmente sua, molto bella questa, guardate che roba. Sbarabam, sbaragam. Poi abbiamo Zio Paperone e l'ora trasmigrante, Bruno Enna, soggetto e sceneggiatura, Giampaolo Soldati e disegni. Guardate che bella già questa prima tavola di Giampaolo Soldati, molto molto bella. Ma è tutto bello, guardate dentro, bello, 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 bello. Eccolo qua, Amelia e la città della seta, dalla casa delle storie, soggetto e sceneggiatura Marco Bosco, Blasco Pisapia ai disegni. Guardate già questa prospettiva di questa prima tavola, di questa prima vignetta della storia. Vi faccio vedere ancora due tavole dentro, molto belle ragazzi, molto belle. Ah, che splendore. Ah, che splendore. Guardate l'ultima conclusiva, guardate che tavola ragazzi. Ormai il livello su Topolino è altissimo. Che ristampano le Witch. Il manga ispirato alla serie italiana, esce il manga delle Witch. Hai capito? Edizione variant, esiste l'edizione regolare più la variant della Perissinotto. Illustrazione è Laura Guglielmo, colori. Chissà però chi ha disegnato proprio il manga. Vedere. Devo andare a indagare il manga delle Witch. Which manga? Which one? Va bene, l'abbiamo detto. Poi abbiamo, qui che c'è, i libri antichi che fanno? Maestri setaioli stranieri e regnicoli iscritti all'arte. Topolino, profeta del gol, soggetto e sceneggiatura Marco Bosco, Ottavio Panaro ai disegni. Eccolo qui, storia calcistica. Storia calcistica in vista degli europei. Ancora come disegnare Paperoga. Poi abbiamo soggetto e sceneggiatura Giovanni De Feo, Alessandro Pastrovicchio ai disegni, la corona di Tirnan, terzo episodio. Già avevamo visto delle splendide tavole negli altri due episodi di Alessandro Pastrovicchio. Molto molto bella, guardate. Che spettacolo. Bella, eh? Bella, eh? Bella. Ah, poi qui, ecco, guardate, c'è tu, molto bello. Vediamo chi l'ha disegnata. Vediamo chi l'ha disegnata. Emanuele Baccinelli, che ha disegnato, guardate, la statuina di Paperino che s'abbiocca. Il Paperino abbioccato. Vedi? Ci sono tutti i disegni preparatori, eccetera, eccetera. Grande Emanuele Baccinelli. Oh, poi a chiusura che ci abbiamo? Presentazione di Etna Comics, i vostri disegni. Abbiamo Confessa, Gamba di Legno, Gentilezza, Roberto Gagnor, sceneggiatura, disegni di Giulia Lomurno. Eccolo qua, la storia monotavola. E per chiudere vi faccio vedere la copertina molto particolare alla cover, è disponibile anche da Variant, già posso fare. Ah, per Etna Comics, ok. A Etna Comics, molto bella la Variant. Di chi è la Variant? Non si sa. Allora, questa è la copertina principale e ci dovrebbe essere la poltrona con il papero sopra. E questa è la Variant per Etna Comics, un'altra Variant. E parte la caccia alla Variant di Etna Comics, che però non c'è scritto da chi è disegnata la Variant. Da chi è disegnata la copertina e da chi è disegnata la Variant. Vabbè. Lo scopriremo solo vivendo. Va bene ragazzi, vi auguro una splendida domenica, una fantastica domenica e un fantastico inizio di settimana, un buon giugno ragazzi, cominciano le vacanze, finiscono le scuole, arriva il caldo e ricordate sempre, come dicevamo all'inizio, che quello che io so lo può sapere chiunque, ma il mio cuore ce l'ho soltanto io. Un abbraccio ragazzi.